Intanto solo chi mi segue su Instagram sa il vero motivo del perché sono vestito così. Mi allaccio per coprire un po' le mie vergogne perché poi i capezzoli sono sempre qualcosa di particolare. E niente, registro questo video alle 11 di sera, appena rientrato a casa da un evento fantastico, appunto, che vi ho raccontato su Instagram. E vi chiedo un mi piace, intanto, per questo video che vi pubblicherò alla mattina del 14 di luglio, giornata in cui effettivamente ufficialmente inizierà la seconda avventura di Allegri alla Juventus con il ritiro, ok? Sappiamo bene che i giocatori non saranno tutti disponibili di top, ci saranno Dybala, McKennie, Arthur, mi fa anche un po' ridere perché erano i tre del festino, e va bene, e Pinsoglione più qualche altro aggregato, e quindi aspettiamo anche gli altri big che stanno tornando da Euro 2020, dalle ferie, quindi nazionale arriveranno tardissimo. Il calciomercato, lo sappiamo, è su Locatelli e su Locatelli soltanto, tutto il resto non sono trattative, sono idee, sono rumor, sono voci, ma ieri, nel video che vi lascio qui sopra nelle schede, abbiamo accennato, abbiamo tirato in ballo un giocatore che si chiama Jorginho, che in questo momento è seriamente un candidato a Palme d'Oro, anche se ne ho già parlato, sono dell'idea che alla fine non lo vincerà lui. Che probabilmente il vincitore del pallone d'oro di quest'anno sarà Messi, a meno che non si voglia fare poi un misto tra 2020 e 2021, dato che l'anno scorso non è stato assegnato, nel quale potrebbe rientrare in corsa addirittura paradossalmente un Robert Lewandowski, che in questa stagione, a livello di titoli conquistati perlomeno, non ha fatto bene come aveva fatto invece soltanto meno di 365 giorni fa, addirittura dato che si è giocata tra agosto e settembre, se ben ricordo, la finale di Champions. Non ci preoccupiamo di queste cose, scarichiamo OneFootball, il link è qui sotto in descrizione, assolutamente da fare, applicazione che vi consiglio, sponsor del canale, proprio perché ora, oggi che inizia il ritiro, il calciomercato si incendierà. Quindi magari questa voce su Jorginho, che ripeto, in questo momento è una voce. Il massimo di informazioni che abbiamo è il seguente. L'agente di Jorginho avrebbe detto che comunque la Juventus avrebbe, sentite quante volte usiamo il condizionale, chiesto informazioni su Jorginho. E possiamo anche aggiungere che magari Jorginho nelle sue preferenze potrebbe avere addirittura la Juventus. Ripeto, non c'è niente di certo, sono voci in questo momento, rumor, ok? Niente di più, niente di meno. Da qua a dire che la Juventus acquisterà Jorginho è follia. Dire oggi che la Juventus acquisterà sicuramente Jorginho, o lo dici perché stai palesemente inventando tutto, o perché hai la sfera di cristallo e hai visto nel futuro e sai per certo che questo accadrà. Ho visto un video dello scorso anno che ho caricato io, era un mio intervento a una televisione nella quale mi chiedevano, con ancora il lockdown in corso, quindi ancora la Juve di Sarri, non si sapeva se avremmo vinto il campionato, se addirittura se si potesse ricominciare effettivamente a giocare la Champions League, dove siamo usciti con lei, non si sapeva niente, la Coppa Italia persa con l'Napoli, niente, non si sapeva niente, però si iniziava a ragionare su alcune voci, e una di quelle voci, come oggi una voce Jorginho, era lo scambio tra Pjanic e Arthur, ok? Ed era ancora appunto una voce, non c'era niente di concreto, cosa che poi alla fine si è concretizzata effettivamente. Però, a precisa domanda su Pjanic e Jorginho, mi chiedono, secondo te Jorginho è più forte di Pjanic? Io rispondo che sicuramente in quel momento Pjanic era un giocatore più forte di Jorginho, e col senno di poi, e comunque un anno dopo più che col senno di poi, questa è un'affermazione palesemente errata. E noi italiani lo sappiamo bene che questa è un'affermazione palesemente errata. Diciamo che Jorginho nell'ultima stagione, tra Champions League ed Europeo conquistato da assoluto protagonista, si è ritagliato uno spazio nell'Olimpo dei Grandi, no? Dopo aver vinto anche una UEFA Europa League proprio con Sarri al Chelsea. Però davo questa risposta, dopo questa minchiata, davo dire una roba un po' più seria che può tornare utile anche oggi. Proprio di utilità stiamo parlando. Jorginho sarebbe stato sicuramente più utile di Pjanic per Sarri e comunque per la Juventus in generale. Perché Pjanic era sempre stato un giocatore adattato a fare il regista. Infatti il passaggio successivo su Arthur è ok Arthur, però Arthur non è un regista, è una mezzala di costruzione. Ed era una piccola informazione che avevo avuto da persone che avevano visto effettivamente giocare Arthur, cosa che io non avevo fatto, e possiamo avere la conferma quest'anno, dato che con Pirlo il regista o comunque il giocatore l'impostazione l'ha fatto semplicemente perché mancava un altro giocatore. L'alternativa era Bentancur, che anche lì dico sì, il regista lo può fare, indubbiamente tutti i giocatori possono fare il regista, però
Bentancur è un giocatore di corsa, di grinta, di recupero palloni, metterlo lì lo limiti. E poi abbiamo visto, alcuni palloni sono un po' troppo pesanti forse per Bentancur, la sua visione di gioco non è quella da regista, poi sì, lo può fare, lo stesso Allegri lo dice al club, no? Bentancur qualche partita davanti alla difesa l'ha fatta anche con me, però deve essere qualche partita, c'è un motivo se alcuni giocatori sono riserva e altri sono titolari, se alcuni giocano 10 partite e altri ne giocano 50. Poi è ovvio che per un breve periodo di tempo qualsiasi giocatore può fare qualsiasi ruolo, ma non deve diventare un'abitudine. E se l'anno scorso Jorginho, è praticamente poco più di un anno fa, ci sembrava un giocatore, l'ennesimo giocatore che vabbè, allora dato che c'è Sarri, l'ha avuto a Napoli, l'ha avuto al Chelsea, si fida, è un giocatore che sa cosa si vuole, allora per semplicità andiamo a inserirlo nel contesto Juventus, sembrava quasi un motivo per attaccare Sarri, che non è mai stato simpaticissimo alla Juventus e ai suoi tifosi, sembrava quasi un motivo per attaccarlo. Vabbè, allora se per giocare bene ti servono sempre quelli, è Jorginho, è Higuain, che ce l'hai avuti sempre dappertutto, non sei allora sto grande allenatore, devi fare con quello che c'è. Diciamo che un anno dopo Jorginho alla Juventus è un sogno ad occhi aperti per tutti quanti. Jorginho tra l'altro classe 1991, quindi non più giovanissimo. Io credo che Jorginho in questo preciso momento, e lo diciamo in realtà da un po' prima dell'Europeo, tante volte ci è capitato di dire questa cosa, è il giocatore ideale da inserire nella Juventus, se si vuole giocare con un centrocampo a tre a maggior ragione, perché a noi appunto manca quel tipo di giocatore lì. Ed è vero che noi vogliamo andare su Locatelli, e siamo su Locatelli, e potremo chiudere per Locatelli da un momento all'altro. Però Jorginho è un giocatore diverso da Locatelli. Locatelli in cabina di regia a Sassuolo è un giocatore che ha giocato a due. Vabbè che Jorginho al Chelsea anche lui ha giocato a due, l'altro però era un signorino di nome Kanté. Ad ogni modo io credo, sono sicuro, che ci sia una regola universale e che vale per qualsiasi giocatore quando vai a ragionare sul mercato. Quando un giocatore ha i piedi buoni, quando un giocatore è palesemente tecnico, allora quel giocatore va benissimo. Ok, a noi sta mancando tanta qualità a centrocampo. Di quantità ne abbiamo in abbondanza, perché McKennie è un giocatore che di quantità te ne mette, Rabiot un giocatore di quantità te ne mette, Bentancur un giocatore di quantità te ne mette, tutti e tre anche la corsa. L'unico giocatore, se vogliamo, gli unici due giocatori, se vogliamo, qualitativamente superiori a quegli altri sono Ramsey, che se respira in questo momento è un miracolo, e Arthur, che qua dobbiamo capire un attimino se ce la farà a essere un giocatore in grado di garantire continuità, che era un po' il dubbio che ci portavano dietro su Chiellini, sull'Europeo, è andata benissimo, ma che in questo momento, come detto anche nei due video di ieri, è il dubbio che ci portiamo avanti su Chiellini per quest'anno, per il rinnovo di Chiellini, perché il fatto di aver disputato un ottimo Europeo non va assolutamente a cambiare la mia idea secondo la quale Chiellini non è un giocatore sul quale si può fare affidamento o costruire la Juventus del futuro, semplicemente perché A, sappiamo che ha dei problemi fisici, B, a 37 anni, se pensiamo di costruire la Juventus del futuro su un giocatore che per quanto forte, per quanto li vogliamo bene, a 37 anni, beh, è pura follia, la programmazione proprio la prendi e la butti nel cestino, non avrebbe il minimo senso, e Chiellini stesso ne è consapevole, Allegri è consapevole. Ma anche Arthur, che è un giocatore di palleggio, un giocatore qualitativamente buono, ha una qualità nei piedi ottima, io sento tante volte dire non è adatto al gioco di Allegri, è scatola chiusa, perché a noi piace così, come l'anno scorso Jorginho era l'uomo di Sarri, ok, e nulla più. Oggi Arthur è un giocatore che Allegri non utilizzerà mai, non è il giocatore che piace Allegri. Allegri invece è sempre stato uno che amava i giocatori dotati di un buon palleggio e di una buona tecnica. Allegri ha sempre detto che i giocatori tecnici lo fanno impazzire, quindi prima di giudicare io voglio vedere. E mi sono ripromesso, dopo Rabiot anche, perché Rabiot ha fatto veramente un salto di qualità incredibile quest'anno con Pirlo, che un giudizio vero e proprio sui giocatori li darò dopo 2 anni almeno alla Juventus, Danilo e Rabiot, che sono i due che un po' mi hanno fatto ricredere dopo una prima stagione deludente. E quindi vediamo anche con quelli che sono arrivati, perché per dire Kulusevski non ha fatto una stagione superlativa, ma Kulusevski ha tutte le attenuanti del caso. Quindi vediamo un attimo, stesso McKennie, devo ancora capire chi è McKennie, e Arthur è un altro, a cui non voglio dare un giudizio vero e proprio ora, perché il rischio veramente di fare una figuraccia tra un anno è elevato. Ad oggi Jorginho sarebbe ideale, intanto perché
l'ho detto ieri, uno dei dubbi grossi che mi porto dietro è: quanti acquisti vuol fare io a centrocampo? Locatelli e basta? Un po' insufficiente? O Locatelli è un altro molto forte alla grande? Sì, questo è quello che dobbiamo fare, aumentare la qualità del centrocampo, comprare giocatori forti in quella zona lì nella quale non stiamo investendo. E Locatelli e Jorginho sarebbe un doppio colpo incredibile, anche in chiave azzurra, che abbiamo visto in nazionale girare benissimo. Immaginare una Juventus con Jorginho avanti alla difesa, Locatelli da una parte, Rabiot dall'altra, con Arthur e Bentancur e McKennie pronti a entrare, beh ragazzi, vai a prendere il centrocampo che quest'anno è stato il tuo punto debole e vai sicuramente al 110% a migliorare quel reparto lì. Dicevamo prima, Jorginho è 91, il Chelsea lo paga tra i 40 e i 60 milioni soltanto due stagioni fa, tre stagioni fa, nelle quali vince una, appunto, un'Europa League e appunto una Champions League. È un europeo, quindi perché mai il Chelsea dovrebbe cedere Jorginho quando il Chelsea poi è una squadra che notoriamente non ha bisogno di soldi, non ha problemi economici? E perché mai Jorginho dovrebbe andarsene dal Chelsea, che è una squadra che appunto gli ha permesso di migliorare in una maniera incredibile, di portare a casa due titoli magici, che ora in questo momento a Jorginho manca solo il mondiale per vincere le cose più grosse a livello mondiale con club e nazionale? Perché mai? E quindi io ci credo poco a questa voce Jorginho Juventus. Per autocitarmi ci credo all'1%, ma questa volta effettivamente all'1%. Perché per quanto adorerei vedere Jorginho alla Juventus, credo che non ci siano i presupposti sotto nessun punto di vista economico, ok? Perché la Juventus dovrebbe sborsare una cifra intorno ai 60-70 milioni di euro per strappare Jorginho. Anche di volontà di Jorginho di lasciare la Premier, il Chelsea, dove si è inserito alla perfezione, anagrafico, anche se vogliamo, perché noi l'abbiamo già visto, fare degli investimenti troppo alti su giocatori troppo vecchi, l'abbiamo visto con Ronaldo e Higuain, sì, ci sono delle stagioni in cui rendono alla perfezione. Ronaldo ha fatto tipo 43, 45, 44 gol in 3 anni alla Juventus, una roba del genere, una roba mostruosa. No, non proprio, in generale, con anche la nazionale magari. Però ha fatto 101 gol in 3 stagioni con la maglia della Juventus, questo possiamo dirlo al 100%. Sono numeri mostruosi. Lo stesso Higuain ha fatto molto bene all'inizio della sua avventura alla Juve, poi da quando è arrivato Ronaldo, lo sappiamo, è cambiato un po' tutto. Però questi sono investimenti che poi al termine dei 2, 3, 4 anni al top, e già 4 anni al top, stiamo andando molto oltre perché Higuain ne ha fatti 2, Ronaldo ne ha fatti 3 e ora siamo qua che ragioniamo sul tenerlo oppure no, perdono l'appeal, perdono a livello economico, a livello di bilancio, tutto quello che potevano avere. Higuain ha fatto la minusvalenza da 18 milioni, Ronaldo ora avrebbe senso rinnovarlo per non pagargli ancora tutto questo ingaggio. Attenzione, non sto dicendo che non spenderei quei soldi per Jorginho, perché lo farei assolutamente, ma credo che la Juve non abbia la possibilità di fare un colpo da così tanti soldi e tutto in una volta. Notare bene, Chiesa lo prendeva in prestito biennale, Morato lo prendeva in prestito biennale, lo stesso Locatelli stiamo trattando per una formula simile con obbligo di riscatto. Chelsea non si siede neanche a parlare, se gli proponi ti do 10 milioni adesso e poi magari te ne do 40 se facciamo così, ma però se sblocco questo bonus, perché dovrebbe farlo? È come trattare con il PSG e fare una proposta simile. Non dimentichiamoci che il Chelsea, campione d'Europa in carica, l'anno scorso è stata la squadra che ha investito di più nel calciomercato a livello globale. Poi è vero che viene da un anno di blocco di mercato, ma sicuramente a Londra non stanno facendo aumenti di capitale, non stanno facendo i conti su dire Rugani guadagni 3 milioni di euro all'anno, allora forse ti presto alla Lazio di Maurizio Sarri perché almeno non pago l'ingaggio, però poi il prossimo anno devi guadagnare un po' meno così il diritto di riscatto, ma non lo so, De Sciglio, lo vuoi te De Sciglio? Perin, cosa ci facciamo? Compri in piazza? Luca Pellegrini? No, a Londra non stanno facendo questi ragionamenti e ahimè, mi viene a dire che a Torino non stanno seriamente pensando di acquistare Jorginho. Poi ragazzi, mettetevi comodi, io sono qua e sono pronto a essere smentito in qualsiasi momento, perché come vi dicevo, a un anno di distanza e con quello che stiamo vedendo negli ultimi anni da Jorginho, sempre in crescita, con ancora le giocate degli europei davanti agli occhi, sarei assolutamente favorevole, mi viene a dire grazie al piffero, a un suo arrivo alla Juventus, ma temo proprio che
questo non potrà accadere. Voglio sapere la vostra considerazione qui sotto nei commenti. Era necessario fare un video su Jorginho, dato che vedo tante volte che me lo dite anche: ho mai visto su Jorginho? Sì, l'ho visto, però per tutte le motivazioni che ho spiegato nel video. Beh, ci credo veramente poco.